Buongiorno a tutti e buona e santa Domenica del Signore. Domenica è il giorno del Signore. Mi raccomando, lo raccomando sempre, lo faccio con tutto il cuore. D'estate il Signore non va in vacanza. È bello tutto, è bello riposarsi in montagna, è bello riposarsi al mare, è bello staccare un po' per rigenerare il corpo, ma lo spirito ha sempre bisogno di nutrirsi. E allora, ecco, anche quando andate in vacanza, quando andrete in vacanza quest'estate, chi avrà la possibilità naturalmente di farlo, scegliete sempre posti vicino alle chiese, oppure, ecco, preoccupatevi sempre di santificare il giorno del Signore, perché altrimenti poi siamo stolti, perché pensiamo a tutto e decidiamo di mettere da parte Dio. E non è vero che si dice, ma io credo lo stesso nel Signore. No, perché chi ama dimostra. Quando tu ami una persona, come glielo dimostri? Stando lontano? No, stando vicino, mostrandoglielo con i fatti. Quando tu ami il Signore, come glielo mostri? Stando lontano da Lui? Non ricordandoti di Lui? Non entrando nella sua casa? Non ascoltando la sua parola? Non santificando la messa? Ecco, l'amore è concreto. Gesù, l'Apostolo, ci ricorda: la fede senza le opere è morta. Se tu dici di credere e poi non seguono le opere, non è fede quella, non è vera fede. Oggi vi voglio affidare ad un santo al quale io sono molto, molto devoto e molto innamorato. Agli inizi del mio cammino in seminario ho conosciuto la figura di Giovanni Paolo, di Giovanni XXIII. Non era neanche beato. E iniziai a leggere Il giornale dell'anima, che è un bellissimo libro di Giovanni XXIII, il suo diario, insomma, e decisi di scrivere una lettera a Monsignor Capovilla, Loris Capovilla, che è appunto stato il segretario di Giovanni XXIII, e gli raccontai la mia storia, e lui mi rispose dopo un po' e mi disse che aveva messo quella lettera sul letto di sofferenza di Giovanni XXIII e mi mandò questa immagine con una preghiera bellissima, e all'interno, vedete, c'è anche la cera lacca con un pezzo della talare di Giovanni XXIII. Da allora l'ho sempre pregato, il Papa buono, il Papa della tenerezza, il Papa della carezza. Allora oggi vorrei che lo pregassimo in modo particolare Giovanni XXIII, perché il suo cuore era buono, e se noi lo invochiamo anche il nostro cuore può fare atti di bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Questa sera nella messa delle 19 vi porto tutti sull'altare. Tranquilli, vi voglio bene e vi mando sempre un grande bacio. Buona domenica a tutti!